La Paz non è la capitale della Bolivia, Sucre è la capitale della Bolivia, qui c'è il governo, La Paz. Cosa c'è di bello alla Paz? La Paz è interessante, diciamo. Innanzitutto è la città più pulita della Bolivia, e questo è poco, ma sicuro, anzi non è poco, è molto. Dopodiché ci sta Plaza Murillo, che è molto interessante. I musei sono interessanti, molto interessanti. C'è il Museo Nazionale di Arte, spettacolare, c'è il cavallo più brutto della storia dell'arte. Il Museo degli Strumenti Musicali è spettacolare. Il Prado ci si può camminare, Plaza delle Studente è piccolina, lo stadio l'ho visto da fuori, il tempietto sotterraneo fa abbastanza schifo. Però insomma è una città che si può vivere bene. Fuori c'ha. No, io non so, so, fuori non sono andato né a Coroico né a Copacabana, che è borghese, hanno chiesto un sacco di soldi, né all'Isola del Sole e della Luna, perché sembrano borghesi pure quelle. Sono andato a Quilmes, sì, che è Quilmes, perdone, da Tiwanaku, vedete, e il disegno è più bello della Tiwanaku originale. Quindi non lo so, fate hobbies, anche se non costa tanto, anche se costa 8 euro l'entrata per vedere cose quasi inutili. Molto interessante, vivere La Paz, questo sicuro. E poi è spettacolare la visuale dall'alto, dove deve farla, perché è spettacolare, in una conca, sembra infinita, è spettacolare.